Bentornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata di 2-4 ruote, passioni e motori. Torniamo a parlare di rally, lo facciamo con un gradito ospite, Davide Nicelli, ciao, benvenuto. Tu vieni da, sei di Stradella, quindi in provincia di Pavia, e da parecchi anni che sei entrato nel mondo dei rally, dal 2017 se non sbaglio. Bene, innanzitutto grazie per avermi invitato qua da voi, è sempre un grande piacere poter ritornare in queste zone, perché io qua ho fatto il mio esordio proprio nei rally nel 2017, la Ronda del Canavese, quindi ho anche avuto dei bei ricordi, grazie mille. Grazie a te di aver accettato. Come hai appena detto, tu hai iniziato nel mondo dei rally grazie alla Ronda del Canavese nel 2017, ma avevi già preso parte a dei campionati precedenti sia nel mondo del kart che nella Formula 3. Sì, sì, esatto. Io nel 2017 ho fatto proprio qua il mio esordio, e però arrivavo già da un'esperienza in pista, inizialmente coi kart quando ero più giovane, poi dopo dai kart sono passato in monoposto, in Formula 3, dove ho fatto sia in kart che in monoposto diversi anni, fino a quando poi dopo, diciamo, c'è stata un po' quella scelta tra continuare in pista, e più che altro la strada percorribile era quella del mondo dei GT, e invece poi alla fine abbiamo optato per il mondo dei rally, che ci sono tuttora e spero di esserci il più lungo possibile. C'è una passione ereditata da tuo papà. Sì, sì, beh, esattamente, diciamo che lui è iniziato anche lui da giovanissimo a correre a livelli comunque regionali, però sempre facendo dei bei risultati con tantissime diverse macchine. Poi anche aveva acquisito il team Husky della famiglia Fontana quando avevano le Megane, quindi insomma un bel pezzo di storia, via. Certo, poi nel 2021 vinci il Clio Trophy Italia. Sì, esattamente, il 2021 forse da quando corre nei rally è stato dal punto di vista risultati il miglior anno per noi. Quell'anno lì, esatto, abbiamo vinto il Clio Trophy Italia con la Clio Rally 5 nel contesto del campionato italiano, e quindi dai, quell'anno lì è stato molto positivo. Abbiamo detto 2021, hai partecipato a 10 competizioni. Qual è quella in cui ti sei trovato, di cui hai il ricordo migliore? Beh, sicuramente il ricordo è quando con una gara d'anticipo al 1000 miglia abbiamo vinto il trofeo, e quindi sicuramente dopo una stagione che lo seguivamo ce l'abbiamo fatta vincerlo, però ci siamo tolte anche altre belle soddisfazioni. Avevamo fatto la prima vittoria assoluta all'esordio con un R5 alla Skoda al Rally del Taro nazionale, poi avevamo fatto un sesto assoluto con all'esordio anche lì con la Peugeot Rally 4 alla gara di casa Rally 4 Regioni, e poi vabbè anche la finale a Modena sempre con la Clio Rally 5, che avevamo vinto la nostra categoria, la Rally 5, quindi insomma diciamo che è stato un anno molto molto positivo. E poi lo scorso anno, 2022, sei arrivato secondo nel campionato italiano junior. Sì, purtroppo devo dire secondi, perché ci sono stati un po' di fattori, soprattutto all'ultima gara, al Rally Due Valli, che adesso non sto neanche più lì a spiegare quello che dovevo dire, avevo già detto. E però sì, dai, alla fine è stato anche l'anno scorso un anno molto positivo, e diciamo che siamo stati molto competitivi tutto l'anno, abbiamo fatto due vittorie tra l'altro sulla terra, che comunque un fondo che avevo poca esperienza, l'Adriatico in San Marino, siamo arrivati a giocarci il campionato fino all'ultima gara e poi l'abbiamo perso per soli 4 punti. Sinceramente mi rimane ancora un po' un po' di amaro in bocca, dopo che tutto l'anno ho cercato di fare del tuo meglio, però i campionati a volte purtroppo ti devi accontentare. Sì, specialmente poi nel mondo dei motori può capitare il problema meccanico, come una foratura, come un'uscita, quindi certo, che rimette tutto in discussione. Quest'anno hai anche avuto un incidente all'inizio stagione, poi sei arrivato terzo assoluto al Mythical. Sì, quest'anno diciamo che eravamo partiti con degli obiettivi, soprattutto quello di far bene nel contesto dell'italiano nel duro automotrici, dove siamo partiti bene al ciocco facendo terzi, e poi dovevamo fare Alba, e purtroppo prima del rally di Alba abbiamo fatto un test in preparazione, tra l'altro proprio in queste zone qua, e niente, purtroppo ho capottato, e quindi poi ho avuto anche un po' di problemi fisici, soprattutto io, invece il mio navigatore grazie a Dio no, e mi ha costretto per forza a saltare sia Alba che l'appuntamento successivo, che era il Targa Florio,
E quindi diciamo da lì ho perso un po' il passo, no? Perché comunque certo. Cioè, visto, in ottica campionato saltando avevo 2-0, no? E quindi niente, abbiamo deciso poi allora di ritornare in macchina quando ero recuperato pieno fisicamente e siamo rientrati al Mythical dove abbiamo provato per la prima volta questa Clio Super 1600 della Twister. E dai, devo dire che è stato secondo me un grandissimo bel evento, una cosa un po' particolare, con macchine anche un po' datate, che per gli appassionati è stato bello certo. Rivederle e comunque in mezzo a piloti di alto spessore, direttamente dal mondiale, c'era Gronholm, Mikkelsen e lì diciamo un po' un risultato inaspettato perché comunque non pensavo che all'esordio con quella macchina, contro nomi del genere, con le macchine che con loro, fare un terzo assoluto, diciamo è stato un rientro certo. Migliore. E poi anche un altro grande risultato nel rally del Baglio Oltrepò con la Skoda. Sì, sì, diciamo di sì, secondo me è un terzo assoluto più che positivo, anche perché considerando che quest'anno quasi ogni macchina che ho utilizzato poi in gara non ho mai fatto test né niente, quindi sempre shakedown e via, e oggigiorno non è facile correre così. E poi comunque chi ci ha preceduto aveva ben più esperienze di noi con quella tipologia di vetture, e quindi secondo me già avvicinarci e fare il podio penso che sia stato una buona gara, ecco. E poi nella seconda parte di stagione ti stai impegnando nel trofeo Yaris. Sì, diciamo che abbiamo, dopo che abbiamo capito che non ci giocavamo più niente nel durato motrici, abbiamo optato per far parte, entrare in questo nuovo trofeo nel GR Yaris Rally Cup. E il Promo Race mi ha dato la possibilità di essere il via nelle ultime tre gare, a partire dal 1000 miglia che abbiamo fatto recentemente, che è andato anche molto bene. Poi abbiamo fatto il recente Sanremo, che purtroppo per un problema meccanico abbiamo dovuto ritirarci, e adesso poi avremo l'ultimo appuntamento del campionato italiano e del trofeo a Monza. Che chiuderà la stagione 2023? Ma diciamo che sicuramente Monza lo faremo, abbiamo qualche idea probabilmente di fare ancora qualche gara, non so se prima, se dopo, con che macchina, però probabilmente qualcosa ancora faremo. Solo quest'anno hai cambiato diverse vetture, qual è quella con cui trovi meglio, con la quale hai un maggior feeling o che comunque trovi più performante per le tue caratteristiche, per poi ogni pilota è a sé? Beh, sicuramente la macchina che forse mi ha lasciato qualcosa in più di tutti è la Super 1600, perché forse per il mio stile di guida si addice tanto ed è una vera macchina da corsa. Poi ovviamente anche l'R5 sicuramente è una macchina top che tutti vorrebbero usare tutte le domeniche e devo dire che mi sono trovato bene, è una macchina che mi piace molto. Quindi diciamo queste sono quelle due che mi hanno lasciato qualcosa in più. Però anche la 208 e la Yaris sono due macchine veramente molto belle che soprattutto nei contesti dei trofei e così sono scelte molto valide da fare, secondo me. Il tuo navigatore, non l'abbiamo detto prima, è Tiziano Fieri, e da tanto che corri con lui? Sì, abbiamo iniziato nel 2021, proprio quando ho fatto l'esordio sulla Rally 5, il primo anno del Clio Prof Italia, e da lì abbiamo iniziato e abbiamo fatto poi anche l'anno scorso. E quest'anno a parte il gioco, ma poi abbiamo sempre corso assieme, c'è davvero un bel feeling, tanto affiatamento, sono molto contento di condividere la macchina con lui. Sì certo, poi il rapporto tra pilota e navigatore deve essere comunque un rapporto di fiducia. Certo, penso che sia la base. Sì, ovvio, deve esserci proprio un rapporto stretto. I tuoi prossimi obiettivi futuri della prossima stagione? Ma allora, parlare già del 2024 è un po' presto, perché comunque adesso voglio concentrarmi e chiudere bene la stagione con un bel risultato soprattutto a Monza, che penso sia importante anche in previsione per l'anno prossimo. E poi l'anno prossimo penso che prima cosa, un po' come sempre, bisogna capire il budget a disposizione e diciamo che mi piacerebbe comunque rimanere di nuovo nel contesto del tricolore, dopo tanti anni non è facile magari, cioè andare a fare qualcosa di più in grande, quindi magari anche in contesto europeo può starci, però tornare indietro magari a fare qualcosa di nulla toglie, però la Coppa Italia, queste cose qua sinceramente mi spiacerebbe un po', quindi noi cercheremo perlomeno di riconfermarci nel tricolore, poi come, con che macchina, cercheremo di capire la strada facendo. Sì, certo, ovvio, essendo arrivato al campionato nazionale, tornare alla Coppa Italia è un po' un passo
passi sì, indietro. Sì, poi dopo io, poi... cioè, basta correre, alla esatto. fine uno penso che si adatta a tutto, però se devo scegliere mi piacerebbe rimanere in quel contesto lì. Certo, c'è un pilota alla quale tu ti ispiri o che ti piacerebbe imitare? Ma io diciamo, guardando in grande, Kubica per me è sempre stato il pilota a cui ho cercato di captare il più possibile. Uno, perché come me anche lui ha fatto il kart, monoposto, arrivando poi fino in Formula 1 ovviamente, e poi comunque anche rally, quindi mi dà di un pilota proprio completo, no? Quindi il meglio a cui posso aspirarmi. Poi vabbè, nel contesto, per dire, a livello italiano, penso che comunque, oltre al rapporto di amicizia e la stima, Crugnola penso che sia il pilota che un giovane deve prendere esempio, perché comunque ha tutto per essere oggigiorno praticamente l'unico professionista, ormai uno dei pochi professionisti rimasti, perché comunque è vincente, non sbaglia mai, è costante. Costante, e quindi penso che sia da prendere assolutamente d'esempio. Sì, come dici tu, arrivare a fare questo come professione a livello italiano è molto difficile. Sì, sì, penso che oggigiorno è quasi impossibile, perché purtroppo cioè, ci va una serie di cose, il budget giusto al momento giusto, le capacità, cioè trovarsi il posto giusto al momento giusto, come si dice. E purtroppo, rispetto magari anche ai tempi che correva mio papà, che c'erano più case costruttrici ufficiali che facevano correre chi meritava, piloti forti, adesso è difficile, a volte purtroppo tanti che avrebbero anche le capacità ma magari non hanno le possibilità economiche e sono per forza costretti o a fare campionati o gare che poco considerati, o addirittura non riuscire a correre. Certo, tu che provieni dalla pista, hai fatto fatica ad adattarti a delle corse che poi sono corse su strade praticate tutti i giorni, preferisci, cioè sei contento di aver fatto questo passaggio al mondo vero dei rally? Ma diciamo che comunque su tante cose diciamo si possono dire uguali, però diciamo che la cosa che ho fatto più fatica io è stato l'adattamento alle note, perché comunque all'inizio ho fatto abbastanza fatica, no? Sì, perché poi in pista sei da solo. Esatto, avere qualcuno che ti parla, che ti dice cosa ti aspetta, e quindi lì è stata la cosa un po' più difficile. Poi quello che è un po' realistico, quindi magari entrare nei tagli, tutte queste cose qua che diciamo in pista non ci sono, no? Poi a livello di guida, di traiettorie, di come usare una macchina, diciamo che mi sono subito adattato molto bene da quel lato lì. Quindi poi la scelta di lasciare la pista per i rally, sono contento, la rifarei ancora. Più inizialmente, quando ho fatto questo passaggio qua, quindi nel 2017. Oggigiorno, vedendo purtroppo il mondo dei rally, che mi sembra un po' a volte, cioè, c'è poco chi investe, poche case, e quindi è difficile mettersi in luce. Invece in pista vedo che, soprattutto nel contesto dei GT, tante case madri, quindi Ferrari, Porsche, Audi, investono molto sui giovani, e se uno merita, facendo tutte, per dire, le varie academy, certo, puoi riuscire a entrare in quel mondo lì e magari farti una strada per il professionismo, cosa che nei rally purtroppo è... Secondo te perché nei rally non c'è tutta questa grandissima voglia delle case costruttrici di investire nei giovani o comunque nei ragazzi che hanno talento? Personalmente non mi sono mai dato una spiegazione, una risposta. E è che le case veramente, quelle importanti, sono tutte in pista. Nulla togliere a quelle del mondo dei rally, quindi la Hyundai, la Toyota, che sono comunque case importantissime, però sono davvero poche. E infatti, per dire, fino a poco tempo fa c'era Citroën, ma si è tolta. E Ford c'è nel mondiale, però non è proprio, diciamo, ufficiale casa madre, e quindi è difficile per un giovane emergere, cioè è difficile in contesti europei e mondiali, quindi in contesti italiani o comunque nazionali è ancora più difficile. Tu che hai fatto, fai il campionato italiano, qual è il rally a cui sei più affezionato, che ti piace di più? Ma diciamo che in quelli che ho tutti i miei anni di italiano, la gara, per il suo fascino, per com'è organizzata, le prove speciali nell'insieme, il rally di Roma Capitale, perché solo comunque
la partenza che si fa in mezzo a Roma è qualcosa di unico, di veramente straordinario. E però dal punto di vista, io proprio come prove speciali, il piacere dove vado più forte in questi anni che ho visto è il 1000 miglia. È una gara veramente che mi piace molto e ogni anno riusciamo a esprimerci bene. Certo, come dicevi tu, Rally Roma Capitale con la Power Stage dà, che è una prova speciale a tutti gli effetti. Certo. Che quella emozione, ecco, poter correre proprio di fronte al Colosseo, che poi di lì davanti si fa. Certo. Sicuramente è un'emozione grandissima, il pensiero che lì in macchina praticamente con una stradale non ci puoi neanche andare e invece sei lì a fare dei frenomani intorno al Colosseo, penso che bisogna davvero ringraziare chi mette insieme questa gara, che ci dà la possibilità di essere lì. Quando sei lì, diciamo, ti viene anche una sorta di emozione vera, no? Perché comunque è anche una cosa emozionante, penso che sia così per me. Ma sentendo anche tutti i piloti dell'Europeo, Roma rimane forse la gara più suggestiva. Che ti ricordi, esatto, più suggestiva. Anche poi essendo proprio all'interno della città, ovviamente. Sì, sì, è qualcosa di unico. Di unico, che non c'è altrove. Con quali piloti del campionato italiano sei più in, hai una, magari una maggiore amicizia? Cioè, sicuramente tra di voi si instaurano dei rapporti stretti con qualcuno piuttosto che con qualcun altro. Ma allora, diciamo che io personalmente sono uno che guarda molto me stesso, faccio il mio, no? Non che non do confidenza, però penso che le amicizie vere siano fuori, no? Dal mondo del rally. Lì comunque c'è sempre l'agonismo che... Esatto, comunque c'è rispetto, però diciamo che ognuno poi giustamente fa il suo. Però in questi anni qua penso che di avere instaurato un bel rapporto, soprattutto con Gian Andrea Pisani quest'anno, che lo considero veramente un pilota fortissimo, per dire anche Lucchesi, che comunque abbiamo fatto diversi anni, ci siamo sempre trovati in più anni, sì. Quindi si è creata anche un'amicizia, perché comunque tanti anni che si correva nello stesso contesto, adesso per citarne due, però dei bei rapporti anche con tanti altri piloti. Qual è cosa ti senti di dire ai giovani che si vorrebbero avvicinare a questo mondo, che abbiamo detto molto, essere molto comunque difficile? Ma io mi sento dire prima cosa che comunque ci va passione e ci va comunque voglia di fare, mettersi in gioco, sacrificio, e comunque partire come siamo un po' partiti tutti, magari anche da piccole macchine in contesti di gare, anche se fosse anche un rally day, no? Però iniziare a buttarsi senza vedere che per forza uno deve correre con R5, bisogna avere secondo me molti piedi per terra, cosa che secondo me in pochi, nei giovani, si ha, no? Perché tutti puntano, voglio fare l'Europeo, voglio fare il Mondiale, quando magari in Italia non hai ancora vinto niente, no? Quindi secondo me ci va ancora un po' come una volta, step by step, no? Nelle cose. Un po' di gavetta, no? E invece oggigiorno c'è tanto, faccio magari due gare con una Rally 4 e poi dopo la terza sono già sull'R5. E secondo me c'è. Poi adesso c'è anche tanto la cosa dell'età, no? Che comunque arrivi, già io comunque che ho 28 anni, quasi 29 ormai a novembre, in certi contesti sei vecchio, no? E quindi vedono, per dire adesso l'esempio più Rovanpera, che là vince già dei mondiali a 23-24 anni, però è arrivato lì con un percorso ben strutturato da quando ha 8-10 anni. Sì, bisogna partire da piccoli. Esatto, cioè quindi non è che... Cioè, secondo me bisogna andare coi piedi, diciamo, in terra, con tanta umiltà, voglia di imparare e fare quello che è la gavetta per, secondo me, poi tirare fuori il meglio, cioè. Certo, che poi essendo il motorsport, è comunque, sono tutti sport costosi, certo, quindi certo. La ricerca di sponsor è fondamentale, quello che sì. Ti permette di poter correre, quindi è anche dura trovare sponsor al giorno d'oggi. Sì, sì, no, beh, sicuramente gli sponsor sono tutti, cioè nel senso che se mancano quelli purtroppo si è fermi, e non è semplice, perché tante volte trovare aziende che investono e ti possono dare una mano non è per niente facile, però anche lì fa parte di un pilota, no? Come vincere una gara è difficile, comunque trovare sponsor è difficile, però se tu hai degli obiettivi e vuoi arrivare da qualche parte ci provi in tutti i modi, poi purtroppo
è la vita che dura in generale, quindi a maggior ragione dura trovare degli sponsor. Certo, quindi tu adesso prossimo obiettivo il rally di Monza, con il quale chiuderai la stagione 2023. Sì, sì, Monza sicuramente, come ho detto prima, speriamo e forse di riuscire a fare ancora qualche gara, ripeto, non so che tipologia di gara e con che macchina, però lì dipende poi esattamente dal budget che è rimasto. Sì, beh, alla fine si giro a rigiro si va sempre a toccare sempre Purtroppo sì. Purtroppo è così. Noi ti facciamo un in bocca al lupo per il Rally di Monza, per il tuo futuro, per tutto quello che sarà. Ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, ci ha fatto davvero piacere e quindi ti facciamo i nostri migliori in bocca al lupo. Crepi, è stato veramente un piacere essere qua con voi stasera e dai, speriamo in futuro di rivederci qua, certo, con magari qualche titolo in tasca in più. Ecco, ti aspettiamo allora. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con una puntata di 2-4 ruote passioni motori. Continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana.